La rivoluzione della viabilità annunciata dal Comune dell'Aquila deve attendere ancora, ma intanto si corre ai ripari per i disagi causati ai commercianti e agli automobilisti. Sull'arteria principale dell'Aquila, immediatamente dopo l'ingresso dall'Aquila Ovest dell'A24, incombono lavori importanti relativi alla creazione di più rotatorie che modificheranno l'intera viabilità. Oggi il Comune inaugura una bretella provvisoria che va incontro alle esigenze di alcuni commercianti. E con i commercianti, con l'associazione di categoria, nel mese di dicembre avevamo fatto questo accordo che avremmo entro la fine di febbraio, se il tempo fosse stato clemente, e entro il mese successivo, se questo poteva essere consentito sempre dal tempo, riaperto in via provvisoria. Contrari alla bretella sono sia i commercianti di Viale Corrado IV, sia il direttore tecnico dell'impresa Procaccia di Valvomano che realizza la rotatoria. Di fatto la bretella è poco più di qualche metro che consente agli automobilisti di fare un'inversione di marcia rapida verso via Roma. Una scelta, quella dell'amministrazione, non priva di rischi, come ammette lo stesso assessore. È un tentativo, ci sono perplessità, anche da parte mia ci sono perplessità, perché è chiaro che c'è un limite di sicurezza che è una soglia, insomma, al di sotto della quale noi non possiamo andare. Entro fine aprile la rotatoria sarà completata, ma perché la viabilità davvero subisca la rivoluzione accennata si dovrà attendere almeno fino alla fine del 2013, condizioni meteo permettendo. Noi alla fine dell'anno, di questo anno 2013, avremo completato tutti i lavori su Viale Corrado IV, su Via Beato Cesidio, Via Paolucci che è in fase di ultimazione e tutto il resto, fino ad arrivare all'attuale casello dell'autostrada. Quindi il comparto sarà completamente risistemato in termini di mobilità, di infrastrutture, doppio senso di circolazione, eccetera. È chiaro che adesso è graduale, perché siccome sono tre lotti di lavori che appunto andranno ad essere completati entro la fine dell'anno, questi tre lotti tra di loro devono anche dialogare, quindi mano a mano che proseguiranno e si concluderanno i lavori del primo lotto, noi andremo a studiare come è possibile avviare anche parzialmente riaperture in doppio senso di marcia, proprio per dare a questo luogo il senso anche di un accesso più facile alla città, che ci sembra assolutamente importante.